Buona giornata cari amici, eccoci qui con la seconda edizione della rassegna stampa di oggi, 28 gennaio 2018. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. PD, da De Luca Junior a Francesco Alfieri. Nelle liste elettorali in Campania, 5 imputati e un indagato. Tentata concussione, peculato, omissioni di atti d'ufficio, voto di scambio, corruzione. Sono alcuni dei capi di accusa, in ordine sparso, contestati ad alcuni degli esponenti Dem finiti nelle liste. C'è il figlio del governatore, l'uomo delle clientele come Cristo comanda, e poi l'ex IDV con contestazioni per 42.495 euro di spese indebite. Insomma, c'è un po' di tutto. Tommaso Cerno, la candidatura con AN per riabilitare Pasolini in Friuli, ora nel PD perché ha il coraggio di chiamarsi partito. L'ex condirettore di Repubblica in corsa per il Senato spiega perché alle comunali del 1995 fu nelle liste dei Fignani. Era un ventenne radicale pannelliano. Volevo che Udine avesse finalmente un teatro e che fosse dedicata allo scrittore friulano, il cui nome allora nemmeno si pronunciava. Solo AN mi sostenne. Posso dire che la destra accese in me la scintilla della difesa dei diritti. Renzi, unico premier a porre la fiducia sulle unioni civili. Ingvar Kamprad morto, addio al fondatore d'IKEA, aveva 91 anni ed era tra gli uomini più ricchi del mondo. Kamprad, accusato in più occasioni di aver un passato filo nazista, iniziò la sua attività vendendo fiammiferi a buon mercato. Nel 1943, quando avevo 17 anni, con il premio che ricevette da suo padre per il buon rendimento scolastico, diede vita a quello che qualche decennio dopo diventò un impero economico. Milano investe e uccide 88enne con il SUV, poi fugge. Arrestato pirata della strada, aveva la patente sospesa. L'anziano è stato falciato e sbalzato per 22 metri sulla strada. L'uomo è stato arrestato a casa sua, dove è stata trovata anche l'auto, e ha negato ogni responsabilità. Guidava con patente sospesa e senza assicurazione. Amanda Knox, 9.000 dollari a incontro per parlare di Meredith Kerker. Il legale della famiglia dice che è offensivo. La trentenne assolta per omicidio di Perugia è impegnata in una tournée a pagamento fra le università americane organizzata dall'agenzia, appunto dall'agenzia All American Speakers, tramite la quale guadagna in media 8.000 euro per ogni apparizione. Francesco Maresca l'ha definita un'iniziativa commerciale offensiva per la memoria della povera Meredith. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.